Ringrazio Giuseppe e tutta la comunità dei frati per questo invito per oggi, che oltre al piacere di ritrovare degli amici, perché nel tempo questo siamo diventati anche se a distanza, mi offrono la possibilità di condividere con altre famiglie quello che è da un lato la mia esperienza professionale, essendo psicoterapeuta e lavorando anche con le coppie. E da un lato anche la mia esperienza personale, perché anch'io sono sposata, ho dei figli, quindi anch'io vivo la realtà della famiglia, quindi mi permettono di condividere con altre famiglie quanto la nostra esperienza, ma anche quanto la psicologia ci dice per cercare di vivere sempre al meglio le relazioni. Io oggi vi parlerò da psicologa, quindi il taglio che darò all'incontro di oggi è ovviamente un taglio di tipo psicologico, che tiene conto dello stesso credo, perché anch'io sono cattolica, quindi è all'interno di questa cornice, certamente, ma parleremo di psicologia. La mia pretesa non è di dare ricette, perché ricette non ne ho, ma l'obiettivo che mi sono data con voi è quello di riflettere insieme su come funziona una coppia e cercare di fare un attimo un passo dentro di noi per vedere quali sono gli aspetti della nostra persona da cambiare, da migliorare e quali invece le risorse che dobbiamo recuperare e tirare fuori perché la nostra coppia o la nostra relazione funzioni al meglio. Quindi il mio obiettivo è quello di darci, perché quello che dico a voi lo dico anche a me, darci degli stimoli per pensare, per riflettere, non degli slogan di ricettario, si fa così, ma certamente darvi gli ingredienti. Poi quello che con gli ingredienti ciascuna coppia, ciascuna famiglia riesce a fare, credo che sia tutto veramente una grazia. Quindi oggi prenderemo gli ingredienti. Per chi già mi conosce, io non amo molto le lezioni frontali, quindi non farò solo teoria, anche se la dovrò fare, ma mi piace anche coinvolgere il gruppo con cui lavoro, cioè voi siete un gruppo molto numeroso e sono contenta di questo, coinvolgerlo attivamente in quello che la teoria o comunque la psicologia ci dice. E ve la propongo subito, una dinamica di partenza per scaldare l'atmosfera e poi entriamo nel merito del contributo che ho pensato per voi. Siete pronti? Vi chiedo questo, vi mettete in coppia? Se volete vi potete alzare, vi potete spostare, fate come volete, un po' di movimento non ci guasta. Vi mettete in coppia, chi è in coppia col marito o con la moglie rimanga in coppia, quindi scelga la propria coppia. Chi non lo è, perché è venuto o solo il marito o solo la moglie, cerchi un'altra persona che è da sola e formi la coppia. Ok? Prima facciamo questo e poi vi do la consegna, se no ci confondiamo. Allora, siete pronti? Mettetevi in coppia e chi in coppia non lo è, trovi un'altra persona che è da sola. Cosimo, vieni qua, fai. Tua moglie ti cerca. Sì. Grazie.
è con la propria moglie o col proprio marito, pensi comunque alla propria relazione di coppia, quindi non con chi è davanti, ma alla propria relazione di coppia. Guardando il vostro coniuge o pensando al vostro coniuge, per chi non è presente, provate per un attimo a osservarla in silenzio. In silenzio, senza dire niente. E pensate a riflettere, provando a riflettere se, sempre molto silenzio, se la presenza di mia moglie o di mio marito è una presenza scontata nella mia vita. È una presenza, la domanda è: la presenza tua nella mia vita è una presenza scontata o è un dono che mi impreziosisce? Questa è la domanda che ognuno di noi si deve fare. Dopodiché lo dovremmo fare per iscritto, ma per ottimizzare i tempi lo facciamo solo verbalmente. Proviamo a dire all'altro o all'altra in che modo è un dono per me. Quindi, tu marito, tu moglie, sei scontato nella mia vita? Sì o no? Perché? E se non lo sei, ho coscienza di come sei un dono per me nella mia vita? Mi prendo qualche minuto per riflettere con me stesso su questo e poi lo comunico a te. È chiaro? 5 minuti.
Quindi il primo contributo che vi presento è tornare all'inizio. Vedremo insieme le fasi evolutive della coppia, da quando la coppia si forma fino a quando le persone decidono di stare insieme e andare verso la scelta del matrimonio. Perché vediamo questo? Perché ogni matrimonio ha una sua storia e questa storia inizia dal primo incontro. E ogni matrimonio che non ha nessuna certezza previsionale di come andrà, perché nessuno di noi nel momento in cui sceglie di stare con l'altro abbiamo la garanzia di quello che succederà, porta dentro di sé la storia di una evoluzione che o c'è stata o non c'è stata o si è interrotta o qualcosa durante lo sviluppo della coppia non è andata per come dovrebbe. Quindi vediamo insieme quale dovrebbe essere lo sviluppo sano evolutivo della coppia già dal suo nascere e poi vediamo che cosa oggi ostacola lo stare insieme all'interno di una coppia, quindi del matrimonio. Alla fine vedremo quali sono invece gli strumenti o gli ingredienti che ci possono essere utili per ritornare a ritrovare la serenità all'interno della relazione. Quindi questo è un po' il percorso che facciamo insieme. E partiamo già, forse è meglio sì, spendere, sì. Perché? Così, sì, sì. Allora, perché dobbiamo occuparci di questo? Lo dicevo prima Daniela. A Daniela, no? In un tempo, il 2019, dove ormai facciamo tanta formazione, gli strumenti ne abbiamo tanti, internet ci riempie la testa di tante notizie, ci possiamo confrontare, diversamente da quanto accadeva magari tanti anni fa, perché ancora oggi abbiamo bisogno di interrogarci e metterci in discussione rispetto al matrimonio e allo stare insieme? Perché la vita matrimoniale non è scontato. È facile innamorarsi, ma portare avanti e costruire l'amore ha bisogno di un lungo tirocinio. Quindi non si finisce mai di imparare. Le sfide all'interno del matrimonio sono tante. Sono le sfide legate proprio alla reciproca accettazione delle differenze della persona che ho scelto accanto, che non è il prolungamento di me. La sfida di trovare un comune accordo rispetto alla progettualità della vita, che non sempre cammina in maniera complementare e parallela. Quindi le sfide all'interno del matrimonio e della coppia sono tante. E purtroppo nessuno di noi è immune dal affrontare queste sfide. Allora, quando parliamo di una coppia che si evolve in maniera sana, dovremmo riuscire a vivere quello che Virginia Satir, in questa, che è una psicoterapeuta, ci indica con questa breve, con questo breve saggio, no? Che dice: voglio poterti amare senza aggrapparmi, apprezzarti senza giudicarti, raggiungerti senza invaderti, invitarti senza insistere, lasciarti senza senso di colpa, criticarti senza biasimarti, aiutarti senza umiliarti. Se vuoi concedermi la stessa cosa, allora potremo veramente incontrarci e aiutarci reciprocamente a crescere. Cosa mi colpisce da questo brano? La libertà dell'altro. In che senso? Senza pretendere, senza che sia per forza la stessa cosa da prescindere dalle proprie idee, dalle proprie decisioni. Quindi,
che dice vorrei, voglio, 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 io ci sono, ma se lo vuoi anche tu e senza che il mio esserci diventi invasione nella tua vita. Vediamo questo che cosa significa. Allora, iniziamo con la prima fase da cui inizia la coppia, no? La prima fase è quella che gli autori chiamano la fase simbiotica o del delirio passionale, no? Anche nella Bibbia noi leggiamo questo bellissimo libro del Cantico dei Cantici che dice: mettimi come sigillo sul tuo cuore, perché forte come la morte è l'amore. Se vogliamo, questa è l'eccellenza, no? Dell'amore puro, della passione, no? Dell'amore oltre misura nei confronti dell'amato, che se lo lasciamo tradurre nel linguaggio psicologico è la fase del senza di te non posso fare nulla, no? Cioè devo stare necessariamente con te, quindi è la fase simbiotica. Perché parliamo di fasi di vita? Perché secondo gli autori della psicologia ogni coppia attraversa in un certo senso anche lo sviluppo evolutivo che compie l'essere umano. Quindi come il bambino fin dalla sua nascita affronta delle fasi per raggiungere la propria identità individuale, così anche la coppia risperimenta allo stesso modo quello sviluppo evolutivo che è tipico dell'individuo. Quindi, come diceva la Mahler, che un bambino passa dalla fase autistica alla fase simbiotica, alla fase della differenziazione per poi alla fase dell'identificazione, anche la coppia vive questo movimento evolutivo. Quindi anche la crescita del matrimonio risente, come la crescita dell'individuo, di una dialettica che si alterna continuamente tra unione e individuazione, tra schiavitù e libertà. E vediamo come. La prima fase, dicevamo, è la fase simbiotica o dell'infatuazione. Ve la ricordate? Vi corrisponde? Perfetto. È la fase caratterizzata da che cosa, no? È la fase dell'attrazione fisica fortissima, no? E della chimica tra le persone. È la fase in cui prevale il senso del contatto fisico, dove cerchiamo l'altro perché abbiamo bisogno di stargli vicino. È la fase in cui cerchiamo di mostrarci all'altro al meglio di noi stessi, quindi evitiamo di far vedere i nostri limiti, siamo sempre disponibili, abbiamo bisogno di far vedere all'altro che noi siamo migliori di tanti altri e che lei o lui è la persona speciale in assoluto. Quindi è la fase dove l'altro viene molto idealizzato, viene visto nei suoi lati positivi e meravigliosi, dove viene esaltato per il suo aspetto fisico, per il suo modo di comportarsi con noi, insomma, lo idealizziamo. Le somiglianze vengono amplificate, le differenze vengono minimizzate. L'attrazione che si sperimenta in questa fase non è solo un'attrazione chimica, ma è anche un'attrazione intellettiva, nel senso che noi non riusciamo proprio a stare lontano dall'altro perché l'altro ci orienta al completamento della nostra persona. Questa fase, che è bellissima, dove questa fusione con l'altro significa io senza di te non posso stare, è una fase caratterizzata da una dipendenza dall'altro e nello stesso tempo da un'angoscia di essere abbandonati. I primi tempi, quando siamo completamente accecati e infatuati, no, dalla persona che abbiamo conosciuti, che cosa temiamo? Oddio se non gli piaccio, oddio se si stanca, oddio se mi lascia, oddio se conosce un'altra persona più importante di me. Quindi temiamo, vogliamo tenerlo quanto più possibile vicino a noi e nello stesso tempo temiamo in qualche modo di essere abbandonati. Questa è la fase del ti amo perché
Quindi è una fase bellissima per l'intensità nella quale viviamo i sentimenti, ma nello stesso tempo una fase che deve durare poco, evolutivamente, fisiologicamente deve durare poco, perché deve evolvere dalla dipendenza nei confronti dell'altro, altrimenti si rischia di non crescere. Quindi, ok che una coppia inizia con questo profondo coinvolgimento fusionale con l'altro, quindi è il punto di partenza fisiologico, ma è un punto di partenza che all'interno dell'evoluzione della coppia e dell'individuo si deve evolvere, non può rimanere bloccato lì. E adesso vediamo come. La fase seguente alla fase simbiotica è la fase ancora dell'innamoramento ed è la fase in cui si approfondisce la conoscenza reciproca, in cui iniziamo a parlare anche di aspetti della nostra storia, della nostra vita, e lo facciamo sempre per cercare di accontentare l'altro in qualcosa che ci sta particolarmente a cuore. Ancora domina il contatto fisico, abbiamo voglia di abbracciare, di stare vicini fisicamente, non solo in termini sessuali, ma proprio in termini di bisogno di sentire la carezza e la coccola dell'altro. Questo è il momento in cui possiamo iniziare a svelare le nostre vulnerabilità, quindi è la fase nella quale iniziamo a sbilanciarci un po' di più. Se prima eravamo tutti magnifici, ora iniziamo a raccontare un po' di più delle nostre fragilità, sempre se ne abbiamo il coraggio, perché mettere nelle mani dell'altro un altro di cui ancora io conosco ben poco tutta la mia vita o la mia storia, cioè è una scommessa che spaventa, quindi non so se ne sono in grado. Questa è una fase in cui si è ancora concentrati su di sé. Si vuole l'altro per soddisfare un bisogno personale di affetto, di appagamento, di protezione, di salvagente contro la solitudine. È ancora la fase dove io ho bisogno dell'altro per non sentire il vuoto che ho dentro. Magari ho la mia storia, mi porto dietro le mie ferite e io riverso nella persona che ho incontrato la cura al mio vuoto o alla mia solitudine. Quindi è ancora una fase dove ricerco l'altro, ma lo ricerco per l'appagamento dei miei bisogni. Che cosa succede ad un certo punto? Ad un certo punto succede che, e questa è la fase della differenziazione, ci svegliamo, apriamo gli occhi, oppure come diciamo comunemente, togliamo i prosciutti dagli occhi. Cosa cambia? Cambia che una volta che abbiamo vissuto questo forte innamoramento e questa fusione con l'altro, iniziano a venire fuori le proprie individualità. Quindi iniziamo a vedere l'altro per come è realmente, per le sue fragilità, per i lati del suo carattere che ci piacciono poco, che magari iniziano a starci un po' stretti. E dove è finito allora l'uomo meraviglioso, la donna speciale che abbiamo incontrato qualche mese prima? Il principe azzurro, la principessa è diventata Ranocchio? Che succede? Che succede all'interno della relazione? Succede che non possiamo vivere sempre appiccicati o troppo vicini, l'uno con l'altro, no? Perché ad un certo punto, evolutivamente e fisiologicamente, abbiamo bisogno di tirare fuori la nostra personalità, il nostro modo di essere. Quindi non possiamo sempre compiacere l'altro. E questo è sano. La coppia sana è la coppia che non rimane bloccata nella fase simbiotica del compiacere l'altro. E perché non è sana? Non è sana perché non vengono fuori le individualità di ciascuno, dove io non ho la possibilità di esprimere chi sono e di conseguenza non ho la possibilità di essere me stesso. Sarà anche più bella, sarà anche più idealizzata, sarà anche più carina, come fa?
quindi di evolvere verso altre situazioni. Questa è la fase quindi dove ci si sveglia dalla idealizzazione, si gettano via le maschere, si inizia a vedere la persona per quella che è realmente, con le sue debolezze, con le sue ferite, con le sue problematiche, con i suoi copioni di personalità. Ognuno di noi si porta dentro una storia che è frutto della relazione che ha vissuto con le figure di attaccamento principale, quindi all'interno della propria storia familiare. Quindi è portato inconsciamente a ricercare nella relazione con l'altro un appagamento complementare rispetto alla mia storia. Significa che se ho una storia di tristezza, se ho una storia di vuoto affettivo, mi appiccicherò subito alla prima persona che incontro, perché questa è quella che deve curare quel vuoto che io mi porto dentro. Oppure al contrario, se ho una storia, un copione familiare dove l'uomo o la donna venivano completamente denigrati, svalutati, non tenuti in considerazione, magari un modello familiare di questo tipo, faticherò a vedere nell'altro un possibile compagno per la mia vita, perché sarò portata a rivedere in quella figura quel modello che io ho sperimentato nella mia storia familiare o con mio padre o con mia madre, e quindi starò attenta alla persona che scelgo. Oppure al contrario, ancora un'altra possibilità: se io sono abituata a vivere una storia di modello coniugale dove il marito picchia e la moglie sta zitta, possibilmente imparo da bambino che questo è il modo per stare nella relazione di coppia. E quindi, se sono una donna, probabilmente sceglierò un uomo maltrattante dove io potrò continuare questo copione familiare e io sarò sottomessa. E quindi non dirò mai nulla. Se qualcosa che fa l'altro mi dispiace o mi manca di rispetto, io tenderò a non vederlo e a non dare importanza. Perché? Perché sono cresciuta con l'idea che questo è il modo per stare in relazione. Non ce n'è un altro. Se invece sono un uomo, imparo che un buon marito è il marito che mette arroglio, no? Significa quello che usa umano curascupa, batte i piedi per terra e dice: qui si fa come dico io, perché questo è il modello che ha interiorizzato e che si porta dentro. Capite come dall'incontro di questi copioni familiari, perché nessuno di noi è immune, ognuno di noi si porta il proprio copione, più o meno sano, più o meno ferito, più o meno lacerato, che cerca inconsciamente di salvare, colmare, arricchire nell'incontro con la persona con l'altro. E se queste differenze non vengono fuori in tempo utile, significa prima che si decida di stare per tutta la vita con una persona, è chiaro che il rischio che vengono fuori dopo è molto alto. Ecco perché il lavoro con i fidanzati è fondamentale, secondo me, no? Perché è lì che si inizia a costruire la coppia. Non che dopo, durante il matrimonio, tutto questo non vale, altro che, significa che anche da sposati, anche dopo 10 anni di matrimonio, io devo essere in grado di chiedermi: ma quanto mi sento realisticamente differenziata da mio marito o da mia moglie? Continuo a vivere sotto la sua ombra, oppure vivo di una mia indipendenza che mi fa stare accanto a lui o accanto a lei? E adesso vediamo di che cosa sto parlando. Quindi, la fase della differenziazione è una fase in cui ci si inizia a differenziare, si iniziano a dire i primi no, questo non mi piace, questo non mi va bene, ma nello stesso tempo, quindi da un lato c'è una sorta di rifiuto dell'altro, quasi come se mettessimo un po' di distanza, ma nello stesso tempo sentiamo un po' di angoscia, perché da un punto di vista psicologico sentire
che quella persona su cui abbiamo investito tutto inizialmente, il principe azzurro o la principessa, potrebbe non essere più quella che credevamo, quello che credevamo, ci mette angoscia. Perché istintivamente, psicologicamente, siamo portati a cercare l'altro per stare bene. E questo è il presupposto sbagliato. Perché prima dobbiamo stare bene per riuscire a stare in relazione con l'altro. Questa è la sfida. Quindi, se anche la fase della differenziazione funziona, quindi avviene questo nella coppia, che ci differenziamo, iniziamo a dire tu sei tu e io sono io, quindi non siamo più un'unica cosa, allora inizia la terza fase, che è la fase della esplorazione. In che cosa consiste questa fase? Elisabetta Baldo dice: la fedeltà non è un dovere, un impegno limitante e sofferto, ma è una scelta che viene rinnovata ogni giorno, un dono che noi facciamo all'altro, e altro che risponde liberamente. Quindi, perché che c'entra questo con la fase dell'esplorazione? C'entra perché questa è la fase della distanza, è la fase nella quale la coppia comincia ad essere competitiva, cioè no, non è che dobbiamo fare sempre quello che dici tu, facciamo anche qualche volta quello che dico io, non è che per forza dobbiamo fare sempre, dobbiamo andare sempre nel posto che dici tu, no, ogni tanto facciamo anche qualcosa che piace a me. E chi ti dice che quello che dici tu è vero? E chi ti dice che quello che dicono i tuoi genitori? Perché i tuoi genitori hanno sempre ragione e i miei no? Insomma, inizia una fase interessante, che è la fase nella quale qualcuno ride, si osserva, è esplorativa, perché noi osserviamo come si comporta l'altro e cerchiamo e iniziamo a fare delle previsioni. Vuol dire? Non vuol dire, nel senso, questa persona può funzionare, può fare a caso mio, no, questa la devo aggiustare, meglio che la drizzo da subito, perché sennò poi non la recupero più. Cioè, iniziamo a studiare l'altro e a vedere se è proprio arrivato il momento di abbandonare il campo, oppure se dobbiamo diventare terapeuti dell'altro, ma va bene, tanto poi quando lo sposo lo cambio. Domani. Anche perché noi non possiamo sposare una persona con l'idea necessariamente di doverla cambiare, perché è come dire: per ora ti compro così, però poi diventi la persona che voglio io. Questo significa che noi non vediamo più la persona che abbiamo accanto, ma stiamo cercando di rendere, di adattare la persona che abbiamo scelto al modello che avevamo in testa. E questo è gravissimo, perché è come se noi dovessimo far entrare un uomo di 30 anni, di 40 anni, dentro gli abiti di un bambino. Ci entrerebbe mai? No. Quindi, adattare la persona che scegliamo al modello che abbiamo in testa. Questa è l'idea da cui partiamo quando diciamo: poi quando saremo a casa nostra te ci penso io. Allora, quindi questa è la fase della distanza, perché è la fase nella quale ci si muove un po' a distanza, si vive la propria vita, si fanno le proprie esperienze, si tiene d'occhio l'altro, ma tutto è caratterizzato da un processo molto importante, che è l'affettività. Se le due fasi precedenti si sono evolute in maniera sana, quindi prima siamo stati simbiotici, poi ci siamo differenziati e adesso esploriamo, se tutto questo è avvenuto in maniera sana, allora spunta l'affettività. Significa che questo è il tempo nel quale inizio a ridere sui limiti dell'altro, sulle caratteristiche dell'altro, comincio a scherzare insieme, ad immaginare come potrebbe essere la nostra vita insieme, e si cominciano a fare le prove per rispettare gli spazi dell'altro. È il tempo nel quale iniziamo a dire: ah, quando poi saremo a casa nostra, i calzini non
sempre come era nelle fasi precedenti, ma comincio a starci perché inizia a farmi davvero piacere stare con l'altro, perché davvero quell'affettività che c'è tra noi crea calore, mi dà voglia proprio di affacciamento, di coccole, di nutrimento. Sembra che il tempo non mi passi mai, ma non perché tu devi colmare un vuoto che mi appartiene, ma perché inizio a vedere che stare con te è davvero bello. È facile andare d'accordo quando si va in vacanza o quando si va a cena fuori o quando andiamo al cinema. Stare a casa è decisamente diverso, perché cominciano ad emergere i propri sé primari. E vi faccio un esempio. Se il mio sé primario è quello di avere bisogno di attenzioni e sposo una persona, sto con una persona il cui bisogno primario, il sé primario, invece dice di essere costante nelle relazioni, questa coppia, secondo voi, a cosa è condannata? A finire. Perché? Perché se io sono una bisognosa di coccole e invece la persona che ho scelto è uno che invece nella relazione sta a distanza, ci saranno sempre fuochi nella relazione, perché io mi sentirò sempre insoddisfatta e l'altro si sentirà sempre aggredito perché io gli chiedo qualcosa di più che lui non sa. Questo è il punto, non lo sa. Magari è cresciuto in un ambiente dove funzionava in questo modo, dove l'affettività non circolava ma era data per scontato, e quindi il suo modo di stare in relazione era quello di stare a distanza. Incontra una donna che invece gli chiede tutt'altro, questa coppia fatica. Ci si sposa nella speranza che tanto dopo sarà come dico io, questo sarà come dico io non arriva, e allora che succede? Che dopo un anno di matrimonio il matrimonio finisce. O perché siamo rimasti bloccati nella fase simbiotica dove tutto è bello, tutto è meraviglioso, tanto poi cambierà, questo poi non so quando deve arrivare, oppure siamo fermi nell'idea che o mi dai quello che mi serve oppure ognuno a casa propria. In realtà le storie sono molto più complesse di quello che pensiamo. La soluzione allora qual è? Se io cerco attenzioni e l'altro non me li sa dare, in un impegno di coppia, quindi nella scelta di stare insieme con l'altro, il compromesso è che io imparo a mettere un po' più di distanza e l'altro impara ad essere un po' più presente. Io mentre lo dico lo penso, che è semplice dirlo, ma mi rendo anche conto che è molto complicato realizzarlo, perché il problema sta nella conoscenza che abbiamo di noi stessi. Per riuscire a fare questo passo dove io vengo incontro all'altro perché mi rendo conto che nella mia storia familiare sono cresciuta in questo modo e che quindi quello che mi chiede l'altro non è qualcosa di marziano, di extraterrestre, ma mi sta chiedendo semplicemente qualcosa che io non ho conosciuto, ma non per questo io non posso imparare a darlo. E se te lo do, non è perché mi fai pena o perché devo mettere la toppa al nostro rapporto perché sennò tu mi lasci, la compiacenza, quindi la non differenziazione, ma se te lo do è perché io ci credo alla possibilità che questo serve a me e anche a te, non solo a te. Ma io posso fare questo se ho chiaro chi sono io. Quindi il punto di partenza è la conoscenza di me. In questo senso, l'amore quindi è un impegno. In che senso è un impegno? È un impegno perché se io voglio andare avanti e voglio scegliere questa persona per la vita,
devo essere capace di esprimermi e di accettare che io e l'altro siamo diversi e che queste differenze possono essere gestite in maniera costruttiva e soddisfacente per entrambi e non che alla prima differenza si abbandona il campo. E allora, se tutto questo si è evoluto in maniera sana, quindi, ecco che è arrivato l'amore. L'amore che non è stato il punto di partenza, quello è l'innamoramento, quello è l'infatuazione, quelli sono sentimenti forti, fugaci, che cambiano sempre in divenire. L'amore invece arriva discreto in punta di piedi, grazie a che cosa? Alla costruzione che io ho fatto all'interno della relazione, grazie alla complicità che io ho creato all'interno della relazione, all'affettività che ho scambiato con l'altro e all'intimità e all'intesa che emergono piano piano all'interno di questa relazione che man mano si avvicina. Quindi, si inizia a sentire di poter lasciare il proprio porto sicuro, le proprie abitudini rigidi e siamo pronti a metterci in gioco con tutti noi stessi. Si inizia a capire che l'altra persona è davvero quella con cui dobbiamo condividere la nostra vita e costruire qualcosa di nuovo. Mentre nella simbiosi, nell'innamoramento e nell'infatuazione cerchiamo il contatto esclusivo con l'altro, nell'amore ci si distacca, ci si rispetta, si dà spazio all'altro, ci si fida di lui perché si è imparato a capire che ci ha aiutati ad arricchire la nostra vita. Quindi gli elementi che vivono questa fase, i membri della coppia che arrivano alla quarta fase del loro sviluppo, sono due membri che si scoprono diversi, che accettano la diversità, si riavvicinano e creano interdipendenza. Interdipendenza che è l'opposto della dipendenza. Interdipendenza significa che io posso stare, sto bene con te, ma sto anche bene se tu ti allontani o se io mi allontano, che io non ho bisogno di vivere alla tua ombra, ma ho bisogno anche di stare con te. Questa è l'interdipendenza, che posso camminare con le mie gambe, ma sono più completa e sto meglio quando ci sei anche tu. Vado avanti perché se no qui non ci spicciamo più. Questa è la fase in cui si ama l'altro non più per ciò che ci dà, ma per quello che è. Se la coppia si è evoluta in maniera sana fino a qui, il cambiamento lo vedremo nel ho bisogno di te perché ti amo, che come vedete è l'opposto del punto di partenza. Ti amo perché ho bisogno di te, era all'inizio. Ora invece ho bisogno di te perché ti amo, perché ti voglio bene, perché sei fatto così, perché sei tu la persona che mi fa stare bene, con cui io sto bene. Quindi si capovolge completamente la visione iniziale. Tutto questo a volte accade in maniera lineare, a volte no. A volte questo punto in una coppia ancora tarda ad arrivare, anche dopo 10 anni di matrimonio, a volte non arriva mai. Perché? Perché non siamo stati sufficientemente in grado di capire dove siamo noi e dove l'altro e cosa stiamo costruendo insieme e perché lo stiamo costruendo. Perché io cerco l'altro? A cosa mi serve? Mi serve? Nell'amore non si mette più avanti il proprio pagamento personale, ma il bene dell'altro. Questo ci può sembrare assurdo e razionale, perché l'amore pensiamo che non sia razionale, no? Invece è il contrario. L'amore non è un sentimento, l'amore è anche ragione, perché se
ragiona, è impossibile amare, perché amare è anche insegnare. Io posso dire, nei primi mesi che sento le farfalle nello stomaco, siccome tu mi fai girare la testa, allora va bene per me. Smetti di farmi girare la testa e allora non sei più la persona che voglio accanto. Quando si va, e qui chi è sposato da più anni lo può dire, no? Lo può insegnare, dopo tanti anni di matrimonio non si ha più quel fervore che c'era all'inizio, no? Si svilisce un po' quella eccitazione che c'era inizialmente. E allora che fai? Finito l'amore? No. Inizia l'amore, che è diverso. Finisce il sentimento, quello dell'infatuazione che ci fa vibrare lo stomaco, e inizia l'amore. L'amore che invece è pensato, l'amore che mette da parte il proprio egoismo e che inizia a vedere l'altro e che inizia a considerare che se io ho scelto di stare con te, ho scelto di stare con te non solo quando mi fai girare la testa, ma anche quando mi fai girare le scatole. E come faccio a stare con una persona che mi fa girare le scatole se prima mi faceva girare la testa appena lo vedevo e invece ora appena entro dalla porta giro i tacchi e me ne vado? Cosa è cambiato? Cosa è successo? Non è successo niente di grave, semplicemente stiamo maturando nel modo in cui stiamo insieme ed è lì che deve sopraggiungere l'amore, perché è quello che mi fa dire: io ho scelto te non perché tu mi servivi a qualcosa, siccome ora non mi servi più, arrivederci e ciao. Ma io ho scelto te perché io voglio continuare a condividere la mia vita con te. E non è che la condivido solo quando vado a mangiare la pizza, la condivido anche quando non ci troviamo d'accordo sulle stesse decisioni, quando magari non siamo d'accordo sul modo di insegnare i nostri figli, quando tu hai un bisogno e io ne ho un altro, e come facciamo a metterci d'accordo? E allora lì che cosa faccio? Siccome tu vuoi la villetta e io voglio l'appartamento e non riusciamo a decidere, allora tu te ne vai da tua mamma e io me ne vado da mia mamma. E compliciamo le situazioni. Allora, il punto è che quando si ama un'altra persona, l'egoismo viene messo da parte. Amare vuol dire dare all'altro cose che possediamo interiormente e con le quali vogliamo arricchire la persona che ci sta accanto. Non ci si comporta come se si avesse sempre una pressione e una paura di perdere quella persona, ma ci si muove impavidi perché il bene dell'altro viene prima del bene personale. Purtroppo, quello che io vedo anche da un punto di vista clinico, no? Quando lavoro con le coppie, un dato che torna purtroppo spesso è proprio questo, no? Quella illusione che tutto debba continuare per come è iniziato e quindi l'incapacità della coppia di stare con l'altro in maniera matura, senza lo sfarfallio nello stomaco, ma con l'impegno e la scelta di volere accanto quella persona. Quando lavoro con le coppie, spesso una cosa mi sento dire è però non mi fa sentire più come stavamo all'inizio. Ma all'inizio quando? Il primo anno che stavamo insieme. E ora siete insieme da quanto tempo? Da 3 anni. Questa è una coppia che è rimasta bloccata alla fase simbiotica, dove se lo stare con l'altro non è sempre di eccitazione pura, quindi senza problemi, col prosciutto negli occhi, dove tutto deve essere facilissimo e bellissimo, si blocca e non riesce ad andare avanti. Questo è uno di tantissimi esempi che potrei fare. Quindi, questa fase, la quarta fase dello sviluppo della coppia, è la fase nella quale noi impariamo ad amare l'altro perché abbiamo anche imparato ad amare noi stessi, al punto che vogliamo migliorare noi stessi accettando l'arricchimento che mi viene dall'altro. È l'apertura più bella e appagante che si possa sperimentare ed è qualcosa che spezza finalmente le catene del
della nostra esistenza, che sana le ferite della nostra infanzia e che asciuga le lacrime vagliante. A volte un incontro con la persona giusta è più terapeutico di ogni terapia. E sono una terapeuta. Ma veramente a volte trovare la persona che fa per noi sana le ferite del cuore più di quanto dovrebbe fare una psicoterapia. Però dobbiamo essere attenti, maturi e amorevoli nella scelta di questa persona. E allora in questa fase l'amore diventa un impegno che ognuno dei due si porta, l'impegno in cui ha a cuore la gioia dell'altro, la sicurezza dell'altro e lo sviluppo della persona amata. E allora è il tempo in cui dice mi ami, che vuol dire in poche parole sei disposto a lasciarmi come sono e a venirmi incontro? E l'altro dice sì, ti amo, cioè sì, ti vengo incontro. Ma quel mi ami non è quel mi ami e poi si fa come dico io quando siamo a casa nostra, ma quel mi ami veramente che dice io ti voglio bene così come sei e sono disposto a camminarti accanto. Se conoscete, penso di sì, Khalil Gibran, no? È il profeta, nel libro Il Profeta, lui dice amatevi vicendevolmente, ma il vostro amore non sia una prigione. Lasciate piuttosto un mare ondoso tra le due sponde delle vostre anime come le corde di un liuto che sono sole anche se vibrano per la stessa musica. Sostanzialmente, per imparare a stare bene insieme, dobbiamo imparare a stare bene con noi e poi anche nella relazione con l'altro. E allora, questo è quello che dovrebbe accadere in termini sani, in termini evolutivi. Come si evolve una coppia? Una coppia che scoppia, molto probabilmente, è una coppia che si è bloccata in qualcuna di queste fasi, cioè che non le ha evolutivamente portate avanti. Nella concretezza, invece, della nostra quotidianità, quindi delle nostre relazioni, vediamo adesso che cos'è che rende difficile, che cos'è che ostacola un rapporto di coppia, cos'è che lo rende più difficile di quanto già stare nella relazione con l'altro non lo sia. E allora vediamo alcuni elementi da non mettere nel nostro modo di stare insieme. Anzitutto il controllo, volere che l'altro faccia quello che voglio io, che vada dove dico io, che mi tenga sempre informato su quello che fa, che mi faccia sentire padrone della sua vita. Questo è un controllo che noi possiamo avere con i figli, fino ad una certa età, ma non certo che possiamo avere nella relazione con il nostro partner, che è un adulto e che dovrebbe essere individuato, quindi un essere diverso da me, che io non posso controllare, anche perché a lungo il controllo porta soffocamento, angoscia, sentimento di persecuzione, voglia di scappare da quella relazione, non di tornare a casa. Un altro elemento che ostacola il rapporto di coppia è l'aggressività, che ha a che fare con la capacità di gestire le nostre emozioni in senso più ampio, nello specifico come gestire la rabbia all'interno di un rapporto di coppia. Non vi siete mai arrabbiati? Ok. Cosa succede se esprimiamo la rabbia così come la sentiamo in pancia? Rumaggiamo. Lo picchiamo. Alziamo le mani. Cosa succede se esprimiamo la rabbia così come arriva? Rischiamo che la relazione si
faccia quello che sento, allora lo esprimo così come lo sento, ma non sempre questo è sano nel rapporto di coppia. Dobbiamo imparare a gestire le nostre emozioni. Sentire quello che sentiamo va bene, quindi essere arrabbiati è legittimo, ma non sempre è legittimo il modo in cui esprimiamo la rabbia. E lo dobbiamo imparare. Un altro ostacolo al rapporto di coppia è la mancanza di fiducia. Se io non mi fido della persona che ho scelto, quella relazione sarà per me un inferno, perché tutto quello che mi dirà io non lo prenderò per buono e tenderò a svalutarlo. Tutto quello che lui mi chiederà di fare, io glielo farò apposta e non lo faccio. Non gli crederò più, per cui se mi dice che sta uscendo per andare al lavoro, io inizio a pensare chissà che cosa. E allora la mancanza di fiducia porta alla gelosia. Perché? Perché io non mi fido più della persona che ho scelto. Forse perché non la riconosco più in quei parametri, o forse perché mi ha tradito e mi ha deluso a tal punto che io non sono più in grado di dargli fiducia. Ma è chiaro che se in un rapporto manca la fiducia, la relazione non può esistere. Un altro elemento, il ricatto psicologico. Cosa intendo dire? Quando iniziamo a venire fuori delle nostre fragilità con la persona che abbiamo accanto, che cosa succede? Mostriamo all'altro il nostro tallone di Achille, quindi gli facciamo vedere cos'è che ci rende vulnerabili. Questo a volte può essere strumentalizzato all'interno della coppia per manipolare l'altro. Ah, siccome tu sei una persona permissiva, che non dici mai di no, io mi aspetto che tu faccia quello che ti dico io, perché se tu non lo fai, allora non sei una buona moglie. Allora, ti ricatto psicologicamente per essere come la tua fragilità ti chiede di essere, e al contrario non faccio niente per aiutarti a uscire dalla tua insicurezza. Quindi, piuttosto che avere a cuore il tuo benessere e aiutarti a non essere così permissiva, e che se mi devi dire qualcosa in faccia, dai, dimmelo e non ti preoccupare di ferirmi, l'importante è che tu mi dici quello che hai a cuore, dimmelo, non ti preoccupare se magari io posso rimanere deluso, perché qualunque cosa viene da me in ogni caso è preziosa. Quando siamo arrabbiati, quanto riusciamo a fare questo discorso? Anzi, se aggiungiamo qualche parola in più, siamo fregati. Le bugie chiaramente non contribuiscono a creare fiducia all'interno della relazione. Quando in una relazione le bugie cominciano ad essere numerose, la persona ha bisogno di mentire all'altro per far passare un messaggio, per ottenere un certo risultato. Questo vuol dire che nella relazione qualcosa manca. Perché se io non riesco ad essere autentica con la persona che ho accanto, vuol dire che qualcosa nella relazione con l'altro non va. Io invece devo sentirmi libera di poter dire quello che penso e che sento, ed eventualmente essere in grado di gestire la critica dell'altro, ma non ricorrere alla bugia per evitare la critica. Il disprezzo logora una relazione, cioè vivere nella svalutazione costante. Ah, tu non sei buono, ah, tu sei un fannullone, ah, tu non sei un buon padre, ah, tu sei una mamma snaturata, ah, ma tu questa cosa non la fai bene, ma quando mai tu hai pensato una cosa buona nella tua vita? Ah, ma tu sei sempre come tuo padre, tu sei come tua madre. Cioè vivere continuamente nella svalutazione che porta al disprezzo, senza far emergere nell'altro le sue risorse, le sue potenzialità. Ah, hai questa paura? Bene, vediamo insieme di risolverla. Non dire sei una fifona o sei un fannullone. Vediamo di aiutarti a recuperare le risorse, non a vedere solo quello che non funziona. Se io nella mia coppia mi sento sempre criticata e svalutata, chiaramente questo non mi porta ad aprire o ad abbassare i muri nella relazione con l'altro, al contrario,
mi fa chiudere e alza le barriere. Ancora, cos'è che ostacola un rapporto di coppia? La paura del conflitto. Vi spaventano i conflitti? Abbastanza. Quanti di noi li va a cercare appositamente? Ma proprio. Nel senso che litigare è qualcosa che ci spaventa. O lo facciamo in maniera costante, quasi per abitudine, senza renderci conto di quanto questo può diventare logorante nella relazione, oppure abbiamo paura di entrare in conflitto con l'altro e quindi lo evitiamo. Questo logora un rapporto, perché il conflitto invece è l'occasione nella quale ognuno di noi può venire fuori nella sua individualità. Ognuno di noi può affermare il proprio confine e farlo rispettare all'altro, se per caso l'altro ha sconfinato. È l'occasione per rimodulare e ritrovare il punto di partenza dove io ti cammino accanto, non ti sovrasto oppure mi nascondo per paura che ti sovrasti tu. Quindi i conflitti non li dobbiamo evitare perché sono normali e sono fisiologici. Il problema è che ci spaventa, no? Perché non li possiamo, magari non li sappiamo gestire e abbiamo paura delle conseguenze del conflitto. In realtà sono una salvezza. La mancanza di parità all'interno della relazione. C'è chi volontariamente o involontariamente si mette in una situazione up e down nel rapporto di coppia. Mio marito è più forte di me. Io sempre dipendente da lui, lui è quello che decide, io quello che mi adeguo. Si è sempre fatto così, perché devo cambiarlo? In realtà una coppia per funzionare bene deve essere portata avanti da due adulti, non da uno che fa il genitore e l'altro che fa il bambino. Due adulti individuati che hanno dei propri bisogni, che hanno una propria personalità, che deve imparare a mettere accanto all'altro, non a sovrastare. E anche questo è una bella sfida. Io mi rendo conto di lanciare tante provocazioni, ma su ognuno di questi punti ci potremmo stare una settimana. Quindi io lancio dei flash proprio perché il punto è avere degli stimoli per riflettere. Assenza, chiusura al contesto esterno. Una coppia che si cristallizza dentro le mura di casa propria e non vive una vita sociale è una coppia destinata a fallire, perché è una coppia che non si rigenera. È come se noi tenessimo sempre le porte chiuse di casa nostra e non facessimo mai entrare l'aria. Dopo un po' abbiamo bisogno di questo ricambio. Quindi la coppia sana è la coppia che esce, che va nella società, che si confronta, che si apre ad altre famiglie, che condivide con altre famiglie, ma non per passatempo, perché non abbiamo dove trascorrere il sabato o la domenica, ma perché questo rigenera il nostro stare in coppia, ci fa aprire a nuove esperienze, ci fa vedere che le nostre forze hanno bisogno di essere un po' riviste, oppure al contrario, che le nostre esperienze possono essere di aiuto alla vita di qualcun altro. L'assenza di progettualità condivisa. Una coppia sana, una coppia che ha un progetto comune. Per esempio, quando si è fidanzati e si decide di sposarsi, uno dei punti su cui è importante che i fidanzati riflettano è per esempio quello dell'avere o no dei figli. Perché? Perché poi ci si sposa, ognuno convinto delle proprie idee, cioè io che voglio avere tante figlie e io che non ne voglio avere per niente, e lì iniziano i problemi nella coppia. Ma come? Io pensavo che tu, ma come? Tu mi avevi detto che in realtà non è mai stato affrontato questo argomento. E se i figli non dovessero arrivare, siccome tu non sei in grado di darmi un figlio, arrivederci e ciao. E la progettualità comune dov'è? E se questi figli non dovessero arrivare, io e te, che facciamo? Tu vuoi una parola?
progetto comune, non ascura ne scusiamo e poi vediamo come va. No, non è vediamo come va, si sta creando la base di un rapporto che deve crescere e camminare in tandem, non ognuno per la propria strada. Quindi ci vuole il progetto comune e questo progetto comune non inizia quando dopo 3 anni dal matrimonio devo decidere se fare il mutuo della casa oppure no, no, comincia prima. Il nostro stare insieme, che tipo di stare insieme deve essere? Non ci si pensa, perché si è sotto la spinta di quelle bellissime emozioni che fanno parte dell'infatuazione. Una comunicazione fallimentare, e qui ci possiamo stare un mese, perché non sappiamo comunicare, dobbiamo impararlo tutti, tutti. Perché non sappiamo comunicare? Perché a volte pensiamo di condividere qualcosa con l'altro, ma in realtà lo stiamo attaccando. E vi faccio un esempio, così vediamo un po'. Spesso diciamo all'altro, ah, tu mi trascuri, tu col dito bello puntato, siamo sempre pronti lì, ah, tu sei come tua madre, ah, tu sei così. Alla lunga una comunicazione di questo tipo spianca. Perché? Perché quello che mi arriva dall'altro è sempre un'accusa. E allora come potremmo comunicare in maniera sana? Per esempio, io mi sento trascurato quando tu non mi saluti. Sentite come cambia. Io ti sto informando, ti sto dicendo la stessa cosa, e cioè che mi sento trascurata, ma te lo sto dicendo partendo da me, dal mio bisogno, non puntando il dito contro di te. E ancora, quando diciamo San Valentino, c'è stato San Valentino da poco, avete ricevuto tutte le rose immagino, se non qualcosa di più importante, no? Allora, vostro marito si presenta a casa con un bel dono, magari agli amici che ci pensava, e allora finalmente è approdato a questo dono, arriva e voi per tutta risposta, ma che ti credino, hai fatto una stupidaggine. Queste sono scene di vita vissuta, nel senso che spesso non sappiamo comunicare all'altro il piacere o l'imbarazzo o la commozione per il gesto che ha avuto nei nostri confronti. Oppure se dietro quella fase c'è una preoccupazione, impariamo a dirla. Per esempio, mi dispiace che tu abbia speso tanto per un anello. Quindi vedete come curare la comunicazione è fondamentale per esprimere l'affetto e curare la relazione. Ancora, ma guarda che scansa fatica, se ne stai tranquillo a guardare la televisione mentre io sto qui a pulire casa come un idiota. Anche questo non penso che sia molto lontano dalle esperienze che viviamo. Allora, cosa stiamo facendo? Stiamo accusando l'altro, gli stiamo puntando il dito, lo stiamo facendo sentire un imbecille. Ok? Allora, qual è il modo migliore per comunicare? Quando ti vedo guardare la TV mentre io pulisco casa, ho la sensazione che tu non mi prendi in considerazione e mi sento un idiota. Perché non mi dai una mano così evitiamo di litigare? Allora, vedo che questo vi prende, no? Perché è proprio concreto come ha detto. Allora, il punto è che dobbiamo imparare a dire le cose, che non significa fare sconti ai nostri bisogni, oppure significa mettere da parte quello che per noi è importante per non dispiacere l'altro, e che dobbiamo imparare a farlo. Dobbiamo imparare ad affermare i nostri bisogni, i nostri pensieri, i nostri sentimenti, ma in maniera rispettosa anche dell'altro, senza rischiare di essere dei kamikaze. Magari facendo qualche complimento in più. Magari, per esempio. E allora? Come la mia TV non li dava nessuno.
voi. E allora, quali sono gli ingredienti di una intelligenza emotiva, così la chiamano gli autori, per crescere insieme nella coppia? Intanto dare spazio all'amore, che è un po' quello che diceva la signora prima, no? Cioè iniziare ad aprire un po' le porte del cuore e a sapere esprimere un po' di più l'amore verso l'altro, purché sia autentico e non sia una forma di compiacimento. Anche più volte al giorno, o una volta al giorno, o più volte alla settimana, quando sentiamo il desiderio di dire all'altro: ma quanto sei speciale per me, grazie che fai parte della mia vita, piuttosto che tenercelo dentro perché mi imbarazza, ma chissà chi pensa, ma io non glielo ho detto mai, mi prende per squilibrato. Allora, no, creiamo i ponti dell'amore, e questo amore, se c'è, facciamolo venire fuori. Se un complimento va fatto, non siamo tirchi, diamolo. Ma questo non vale solo dell'uomo nei confronti della donna, ma anche della donna nei confronti dell'uomo. Se il marito si mette a posto i calzini, piuttosto che dire faccio il tuo dovere, direbbe bravo. Allora, un altro elemento importante, essere coerenti. Non possiamo dire a una persona ti amo e poi non stargli vicino nei momenti in cui ne ha bisogno, in una fatica, in una fragilità, in una paura. Una cosa che io vedo spesso nel mio studio è che alcune coppie entrano in crisi quando uno dei due ha un problema, per esempio con l'attacco di panico. Una persona che vive gli attacchi di panico spesso non viene compresa dalla persona che ha accanto, che viene vissuta come esagerata, che non hai niente, ma queste sono tutte tue fantasie. Alla lunga, la persona che soffre, che non si sente capita dall'altro, inizia a stare male nella coppia. E allora arriva nel mio studio e mi dice: ma come? Mi dice che mi ama, però se io ti chiedo per favore non andiamo qui oggi perché non mi sento bene, tu sei sempre la solita, si fa come dico io. Quindi essere coerenti significa far corrispondere nei fatti quello che diciamo e pensiamo. Comunicare in maniera aperta e leale. Dobbiamo aprire le finestre del cuore e imparare a dirci le cose. Magari dobbiamo imparare il modo giusto per farlo. E questo, di costi sulla comunicazione ne possiamo fare tanti. Però la cosa importante è non stare zitti, ma comunicare. Se io ho una paura, la condivido con te, non mi nascondo facendo finta di essere Wonderman. Riconoscere i propri errori. Sembra una cosa facile, ma è una delle cose più difficili. Ammettere nella coppia che ho sbagliato. Per orgoglio non lo posso dire, per non deludere l'altro non lo posso dire, per non dargli questa soddisfazione non lo voglio dire. E invece è la cosa più sana. Riconoscere che ho sbagliato, mi dispiace. Riconoscere che ho sbagliato, chiedere scusa e ripartire. Non fermarsi a chiedere scusa, ripartire, perché ripartire significa troviamo insieme il modo per ricostruire la nostra relazione. Non mi fermo al avevo ragione io, era come dicevo io, quindi tu in punizione una settimana perché sei stato cattivo. Imparare a perdonare. E qui le cose diventano più complicate. Il perdono è un atto d'amore che appartiene alle persone generose di cuore, quindi è un salto di qualità che dobbiamo imparare a fare, non per metterci la coscienza a posto o perché dobbiamo compiacere l'altro. Il perdono è un dono che facciamo all'altro, in cui azzeriamo tutte quelle mancanze che magari abbiamo subito, ma siamo pronti a ripartire. Rimanere bloccati nello sgoglio di una situazione che non è andata come la volevo io è una situazione che ci fa stagnare nella sofferenza. Ancora, dobbiamo rinunciare alla perfezione.
accettare i nostri limiti, prima i nostri, per poter imparare a riconoscere quelli dell'altro e ad accettare anche quelli dell'altro. Non possiamo pretendere che la persona che ha accanto è una persona che farà sempre le cose nella maniera in cui voglio io, perché il punto è questo. L'altro non è perfetto perché non fa come dico io. Allora dobbiamo rinunciare alla perfezione, nel senso che dobbiamo imparare a riconoscere i limiti che abbiamo e a non vergognarcene, ma al contrario, a cercare nel partner quell'aiuto che ci serve per superare il limite. E qual è il compito del partner? Non sottolineare il limite della persona che ci tende la mano, ma al contrario far vedere che quello è superabile e che io ti sono accanto, lo superiamo insieme. Far prevalere il senso del noi. Oggi un dramma è che si sta alimentando, lì, non solo in coppia ma proprio a livello sociale, un profondo individualismo. Quindi io sono io, l'importante è quello che fa bene a me, quello che poi serve a te a fare i tuoi. Allora, nella coppia il collante è costruire il noi, non io voglio, io desidero, io cerco, io ti avevo detto, ma noi desideriamo, noi vogliamo, un noi che non è facciamo quello che dici tu, sempre, ma un noi che è frutto di un incontro di due io definiti. È un noi che chiede impegno, che chiede responsabilità, perché non è scontato. È un noi che ha a che fare con la capacità di ognuno di noi di fare il passo verso l'altro e non rimanere fermi e aspettare che sia l'altro che lo faccia nei miei confronti. Il noi si costruisce dall'inizio. Poi, e come? Con la complicità. Dobbiamo imparare ad alimentare il più possibile i momenti per stare insieme. Dobbiamo creare complicità tra di noi, arrivare ad avere gli stessi pensieri, ma non perché dobbiamo essere dei cloni, ma perché desideriamo lo stesso bene per entrambi. Vado direttamente all'ultimo punto, che per me è molto importante. Un altro aspetto fondamentale nella coppia è alimentare la tenerezza. Lo stiamo perdendo, eppure è uno degli ingredienti più belli e più importanti. Perché noi siamo esseri di tenerezza, perché siamo espressione e siamo create l'immagine e somiglianza di Dio, che è la nostra e infinita tenerezza. La tenerezza esprime due esigenze importanti del nostro cuore: il bisogno di sentirci amati e il bisogno di amare. Dobbiamo recuperare quella delicatezza della relazione, del gesto, dello stare con l'altro, che non è essere sdolcinati, non c'entra niente, non è questo, ma è veramente recuperare quell'atto di umanità nella relazione con l'altro e ancora stupirci davanti alla bellezza della persona che abbiamo davanti, l'esercizio che vi ho proposto in apertura. È una scelta essere teneri, non è frutto del caso. Quando nasce un bambino siamo tutti lì, ma che bambino, che tenerezza che ci fa, ma perché? Perché? Cosa sentiamo di fronte a un bambino appena nato? Sentiamo quella purezza, quella semplicità, quel forte calore, quel bisogno di prenderci cura dell'altro e ci arriva dalla pancia. No, prima ancora che lo pensiamo, ci arriva dalla pancia, perché non è che siamo lì a dire ora devo dire questo davanti a un bambino, mi devo sentire così. Lo diciamo perché ci parte in maniera istintiva. E allora quella tenerezza che cura l'altro, che si prende cura dell'altro, non solo per pietà o perché l'altro ha bisogno di me, ma perché io sento di aprire il mio cuore a lui. Quindi mi prendo, mi prendo cura dell'altro in maniera responsabile. E come lo faccio in maniera concreta? Dobbiamo recuperare anche la capacità della carezza e dell'abbraccio.
Carezza che è un tocco delicato che non è afferrare. Afferrare è prendere qualcosa senza aver chiesto il permesso per un mio scopo personale, strumentalizzare l'altro. Accarezzare significa mettermi accanto all'altro e con delicatezza avvicinarmi per vedere se l'altro ha bisogno di me. Carezza, abbraccio. L'abbraccio che è un incontro fatto di accoglienza dell'altro, dono di sé, condivisione di amore. L'abbraccio esprime rassicurazione e sostegno e trasmette coraggio e fiducia. L'abbraccio scioglie le paure e fa crollare le mura che abbiamo eretto dentro di noi. Appartiene al linguaggio della tenerezza perché tocca senza prendere, avvicina senza dominare, trasmette una tenerezza che va oltre ogni attesa, pianifica senza invadere, trasmette amore nel rispetto e venerazione verso l'altro. E qui concludo. Quindi, abbiamo tanto dentro di noi, dobbiamo mettere mano all'aratro e iniziare a scoprire di cosa siamo fatti, di cosa è fatto l'altro e iniziare a far confluire verso un'unica direzione